Grazie professore. Allora, a me mi sono rimasti, diciamo, due macro temi. Uno che è stato toccato ampiamente e che vorrei che venisse un po' approfondito, invece un altro più sull'oggi. Il primo è quello che riguarda sostanzialmente la modernità della scienza, e cioè, se è stato efficace dare una risposta comunque sia, che per noi è terribile, abominevole, però allo stesso tempo ha risposto a delle questioni che poneva, l'entrata della società di massa in politica in un modo in cui la classe liberale non era stata in grado di fare, quindi ha rappresentato una sperimentazione per alcuni versi di innovazione. La domanda interessante è quando le sperimentazioni del fascismo sono state riprese in chiave chiaramente democratica dai partiti di massa nel secondo dopoguerra. Sì, ma però voglio dire, no, molto interessante perché c'è stato, io sono intervenuto su questo tema in un libro curato da Emilio Gentile, La modernità totalitaria, modernità totalitaria. Non c'è dubbio che il totalitarismo, un regime totalitario, ha proprio questa luce. Non c'è dubbio che un regime totalitario debba anche rispondere per certe esigenze che vengono dalla società ma vengono dal mondo e quindi debba organizzarsi. L'idea, io su questo voglio essere preciso, l'idea che si tratti solo di un regime poliziesco è sbagliata. Il regime poliziesco di ottocentesca memoria lo era perché i mezzi di comunicazione dell'Ottocento erano tali che se tu occupavi una cantata che padronivi del palazzo un poco di mano, è diventato il patrone della nazione. Probabilmente la periferia del paese non se ne accorgeva, no? Quindi tutto si svolgeva una realtà. E allora il regime poteva esistere, il regime forse conosciamo sul il regime moderno, totalitario, ha bisogno del consenso delle masse, ha bisogno della mobilitazione delle masse a proprio sostegno. Perché se no non si legge, perché non si legge? Perché i mezzi di comunicazione di una società moderna sono altro rispetto a quelli, ci sono i giornali, c'è la radio, c'è il cinema, cioè ci stanno tutta una serie di mezzi di comunicazione che se tu, dei quali tu devi parlare intanto e attraverso i quali dare delle risposte che devono andare nella direzione di attivare le masse a tuo sostegno. È chiaro che devi anche intervenire su un tipo di modernizzazione che in un certo senso è il segno proprio della modernità di questi regimi totalitari, che è quello di rispondere a problemi che pone la democrazia, che la democrazia magari pone anche in maniera, siamo al cesarismo di cui parlavo prima, che la democrazia pone pure in maniera faticosa. Per avere risposte spesso si passa attraverso, diciamo, dei parti faticosissimi, trovare la sintesi non è facile, però c'è la libertà di poter esprimere, e questo è un passaggio fondamentale, la libertà. E è chiaro che il regime totalitario non può disattendere, assolutamente non può disattendere queste cose e tenta di dare delle risposte in alcuni casi che rappresentano un passaggio di modernizzazione rispetto a quello che c'era. Ci mancherebbe che con la caduta del fascismo avessimo trovato un'Italia come quella del 22, sarebbe assurdo. È chiaro, ad esempio, faccio un esempio, la crisi delle banche, la crisi del 29, la risposta di un regime liberale, democratico, è quella americana. Che cosa dicono? L'economia sta andando in questa direzione. Io governo. Non è che tolga di perdere tutto l'interesse della risposta, di do la mia risposta. Quel governo che cosa fa? Dà una risposta neo-keynesiana. Interviene, prende in mano una serie di elementi, dà sfogo diciamo, alle grandi opere pubbliche, comincia a dare, rimette in moto il risparmio privato e i consumi privati. Rimette in circolo attraverso il debito pubblico, perché se vogliamo attualizzare, perché l'Europa ha tutte queste difficoltà, perché la banca non può fare quello che ha fatto il Federal Reserve americano,
attuale, perché? Perché è assurda, intanto, perché il mondo moderno, tutte le grandi democrazie, il Giappone per esempio è stato lì a dimostrarlo, quando ci sono periodi di crisi, passano attraverso l'inflazione e la circolazione del denaro che porta l'inflazione, porta anche, diciamo, poi i consumi e porta anche, si esce dalla crisi spesso in quel modo. Il miracolo economico italiano era, diciamo, è stato un periodo di alta inflazione. La risposta dei neo-keynesiani, diciamo, è questo: battere moneta, far circolare più moneta e più Stato con questa moneta, aumentare il debito pubblico fondamentalmente e fare quindi lavori. Fare lavori e occupare gente, perché la gente occupata sono salari e significa poi consumo. E poi, allora il cappio europeo è un po' così, invece, non ti consente questo, perché non ha questi poteri la banca europea. E quindi in un certo senso si batte nel pareggio che insomma che poi diventa una tratta. Allora il problema, diciamo, per tornare alla crisi capitalistica, gli americani la sono così con un film, che poi non è altro che una politica di riforme, una politica di riforme che va nel senso delle grandi opere. Si parla in America, trovate ancora questa diga, è stata fatta con la legge, questo ponte è stato fatto con la legge, eccetera. Questa è stata la risposta di Roosevelt ai problemi della crisi europea e della crisi americana. Mussolini ha fatto, non ha dato questa risposta, anche se poi Mussolini ha, da una parte, come dire, nazionalizzato le banche. In che modo? Facendo, tanto che mettendo in circolo i soldi, in un certo senso si è mosso questo, ha preso, che cos'era la verità di questa crisi? Era che avevano, le grandi banche avevano nel loro portafoglio, avevano azioni, titoli che avevano acquistato e si erano, diciamo, dissanguate a comprare, speculando in questo momento. Nel momento stesso che arriva la crisi e che quindi c'è la produzione lattea, queste società non possono più, come dire, fare utili queste compagnie, e quindi questi titoli diventano titoli morti, queste banche ci hanno detto, e continuamente le banche non hanno il limite per fare la funzione loro, che è la funzione sociale, quella di far lavorare il sistema produttivo. Che cosa va a consumare? Nazionalizza, in un certo senso, va dalle banche, si compra questi titoli e gli dà dei soldi. Quindi gli dà fa un debito, lui fa un debito, e in un certo senso la banca si trova di nuovo con la liquidità, e però lo Stato si trova con un debito di titoli che valgono niente. Quindi, però ha rimesso in moto un po' il meccanismo. Ma per fare questo ha bisogno di che cosa? Di una pax sociale che, diciamo, un regime totalitario può fare. In America non c'è stata, in America sono state grandi, non solo agitazioni, io vi ricordo scioperi a non fine, ma vi ricordo anche i libri di Steinbeck, che furono la battaglia, eccetera, e sono libri che vengono calati in questo contesto, e vi ricordo addirittura le grandi trasmigrazioni di popolazioni intere che la crisi spingeva a ovest. È cambiato il volto americano. Cioè l'America in un certo senso ha lasciato un po' più libere le leggi di mercato, intervenendo come governo, intervenendo invece sul volano degli investimenti sulle grandi opere pubbliche. Perché? Per questo discorso di democrazia, per questo discorso di non volere mettere le mani sulla proprietà privata, fondamentalmente, e quindi di svolgere una funzione di volano, di rilancio dell'economia in quel modo. Mussolini no, e per questo si trova a gestire quelle però le crisi sociale. E come le gestisce? Le gestisce col cappio, diciamo, il controllo, diciamo, della popolazione. Allora, la modernità, certo, per certi versi alcune risposte date allora l'abbiamo visto, sono rimaste in vita anche dopo, per poco quello. Sono campate ancora lenti, vivi, eccetera, campate ancora per decenni, qualcuna forse ancora di vacchia. No, quindi in un certo senso la risposta era giusta. C'è stato anche un atteggiamento verso la classe operaia che non era solo quello di sopprimere, ma poi attraverso tutta una serie di iniziative,
le cose, il stile dei bambini, eccetera, eccetera. Era tutto, andava tutto nella direzione di far staccarla, diciamo, il bastone della carota, per capirci. E questa è una parte di modernità che è rimasta. Lo stato moderno oggi, le cose, tutta questa forma anche di assistenzialismo verso certe classi è stata ampliata addirittura, che si innesta guarda caso su un certo, come dire, un certo assistenzialismo anche di radice cattolica, che viene da un'altra tradizione italiana e che si congiunge al nostro, a quello diciamo più di sinistra, eccetera, ma che trova delle aveva già trovato qualche risposta nel fascismo, diciamo, di terza via, nel fascismo terza via. Quindi la modernità, c'è un processo di modernizzazione, certo che c'è. Ma la domanda io la rovescio però, ma questo processo di modernizzazione rispetto a, diciamo, a un'eventuale, no? Libertà del paese di progredire in un regime liberale, diciamo, democratico a quel punto, è in attivo o passivo? Perché questa è una cosa che non tutti i paesi, se prendiamo i paesi occidentali, tutti i paesi, la Francia, la Germania, dal 22 al 43, insomma, hanno fatto la strada, non è che quello che era il 22 la Francia, la era il 43. Allora mi chiedo, ma era necessario questo massacro, diciamo, delle libertà, questo liberticidio per rendere un po' più moderno il paese? Questa è la domanda. Oppure il paese sarebbe arrivato forse di più del meglio, diciamo, senza la libertà. Beh, ma questo è il punto. Io da democratico dico, sono convintissimo che un regime democratico avrebbe modernizzato il paese molto di più di quanto non ha fatto lui. Su questo io non ho dubbi. Questo discorso è molto interessante perché ci interroga su un problema secondo me molto attuale, che è l'associazione tra capitalismo e democrazia, che non è automatica. No. Non è automatico, quindi e veniamo all'oggi, nel senso ci troviamo di fronte, come abbiamo, come Nicolò ha introdotto all'inizio, insomma, quanto vediamo anche dalla stampa, dalla cronaca, un ritorno di movimenti che si ispirano comunque esprimono istanze di destra non tanto non semplicemente conservatrice, ma di una destra comunque che vuole reagire anche violentemente a quelle che considera ingiustizie economiche, eccetera, e mettendo molto al centro questa questione dell'immigrazione, che è un po' io mi domando quale può essere una risposta da un lato a livello civile, ma dall'altro anche a livello, diciamo, gliela chiedo da storico, cioè quanto una divulgazione storica posta nel modo giusto può aiutare a valorizzare quella cultura politica a cui faceva riferimento prima, cioè che la democrazia è faticosa, ma in realtà può portare ad un ordine più rispettoso, non solo magari quantitativamente ad un ordine più efficiente, ma anche più rispettoso di tutti, insomma. Ma io intanto vi invito a pensare che questi discorsi ci sono sempre stati. Io ricordo gli anni 70. Ordine Nero, bombe, roba varia, poi anche nuovo la legge Cavalli. Quello che distingue questo del fascismo è una cosa particolare, è che questo fascismo si ispira al fascismo sociale, all'anima sociale del fascismo. Sì, no, dico perché in questo momento la questione delle disuguaglianze economiche. Quindi loro si comunque. Diciamo che l'altro, quello degli anni 70, era il colpo di mano per abbattere il regime democratico attraverso il caos. Il caos che veniva seminato da bombe, aggressioni, eccetera. Io ricordo anche il 68, nel 68 non abbiamo assistito già lì a nascere di reazioni verso i movimenti di sinistra. Ricordo pure il dopoguerra, l'uomo qualunque. Per questo dico una cosa che potrebbe anche, su cui potrebbe anche essere. Questo paese è un paese conservatore.
rivoluzione borghese. Cioè, la rivoluzione borghese è la rivoluzione dei principi, la rivoluzione dei diritti. La rivoluzione borghese è il senso nobile, la rivoluzione francese, la rivoluzione inglese, no? Questo è un altro paese. Questo è un paese conservatore. Questo è un paese dove la sinistra sta sempre più lontana. Non ci contiamo delle cose, no? Tutto più che io ricordo è stato quello del 75% di quelli che siamo arrivati al 35%, sembrava che ci siamo pure spaventati, perché dopo che facciamo, no? E ricordo il discorso del 59%, 50% di uno, ricordiamoci il Cile, la risposta cilena, la risposta dei classi ambienti cileni all'esperimento italiano, ma è stata. Quindi Berlinguer aveva il Cile quando diceva: io a governare con 50 di uno non vado, da qui il compromesso storico, no? Perché mi proteggo con altre forze politiche che sono disposte a fare un tratto di strada insieme. Quindi il neofascismo è un fenomeno che si innesta in un paese dove c'è una fortissima presenza conservatrice moderata e anche reazionaria. L'uomo qualunque ha preso, è andato a prendere, nella Costituzione c'è anche un rappresentante dell'uomo qualunque, stanno votando. Questo è stato un paese che ha espresso un fenomeno in massa con l'uomo qualunque, che è stato da una comunista, Popoli, no, tutti ladri, era questa la tematica. Rubano tutti, vedete, hanno buttato giù il fascismo per rubare loro. A te erano così. Dov'è che poi viene, come dire, spinto indietro? Nel periodo in cui funziona, diciamo, il vero democratico dà dei risultati e c'è un riformismo, ci stanno cose, conquiste evidenti di quello che vengono, no, risucchiati nella, in un altro, diciamo, perché? Perché le ricerche conservatori e moderati se trovano, diciamo, la capacità, la possibilità, vedono una possibilità di crescere attraverso, diciamo, azioni riformistiche, eccetera, la via, diciamo, violenta, la via, diciamo, di dar fastidio, di mettere in difficoltà, la abbandonano e preferiscono. Ma il problema è che quando c'è la crisi, diciamo, del mero democratico e anche la crisi di rapporti fra le forze democratiche, emerge inevitabile la forza vera, emerge inevitabile il neofascismo. E quali sono i temi che portano? Sono gli stessi, no, gli stessi di sempre. Pure questa rivisitazione storica del fascismo è una rivisitazione déjà vu. Due cose così, a servizio sempre gli stessi temi, che quello era vero, che quello era stato reale, mentre l'altro invece avevano tradito. Cioè ci stiamo ancora alla, come dire, apologia della realtà, perché Mussolini è stato reale ai fatti. Cioè, che Mussolini ha preso il potere con la forza, quello. Che Mussolini sia entrato in guerra senza consultare il popolo. Se per consultazione chiamiamo le adunate, abbiamo visto che poi le adunate in genere chi riempie le piazze perde le elezioni, cioè, no, in Italia è così, chi riempie le piazze non perde le elezioni, cioè, no, purtroppo non ho esperienza, no, nel passato. E quindi non è quella la democrazia, certamente, non è quello misurare il flusso al consenso, per cui quello tradisce, dice che è rimasto leale a una parola presa da lui. Senza, il popolo ha consultato l'altro parlanti e può. Ma quello non si tocca, questo problema non si tocca affatto. Che si sia entrato in guerra praticamente senza consultare il popolo. Per cui questo ha fatto la guerra e l'ha fatto vincere. I temi sono sempre gli stessi. Allora il problema vero non è tanto il neofascismo. Perché secondo me io ho questi non è che rappresentano il pericolo. Il problema vero è andare a indagare perché mi cicciano fuori in certi momenti, in questo momento particolare, perché? E come io ho trovato pure subito di anarchici, subito la bombetta hanno messo ai carabinieri, cioè la fondazione anarchica individualista, hanno messo
allora San Giovanni subito la bomba alla sede, cosa, il locale dei carabinieri. Subito sono usciti fuori pure loro perché sperano di soffiare sul fuoco del caos, no? Non pensano che il paese stia pezzo. Ma il problema che pongono loro è un problema che ci pongono a noi, che pongono all'Italia democratica, all'Italia che dovrebbe aver fatto tesoro del proprio passato, ma sembrerebbe di no. Per cui se tu assisti a quello, al teatrino, scusatemi se uso questo termine, ma non ne trovo un altro più adatto, al teatrino che apparentemente sembra dibattito politico, ma che in realtà io ho avuto il piacere e l'onore di assistere ad altri dibattiti politici, dove si parlava di politica, qui si parla d'altro. Allora, se questo è l'esempio per portare a una democrazia, è chiaro che questi trovano il brodo di cultura, ma il brodo di cultura che a mio avviso non va oltre quello che è sempre grave, che è gravissimo, oltre quello che hanno fatto. Io trovo gravissimo poco, quella è quella cosa più grave in assoluto, che sono permessi di entrare, di sequestrare 10 persone che stavano riunite e di leggere, siamo quasi a... cioè, quello è gravissimo, ma il problema non sono loro, il problema siamo noi. Le risposte che vogliamo dare, che tipo di rapporto, che tipo di dialettica politica vogliamo stabilire tra le forze democratiche, se ci sentiamo dentro lo stesso quadro democratico o no, perché qui sembra di no. Da come si attacca, sembra che il quadro democratico rappresentato dalle istituzioni democratiche che ci siamo dati con la Resistenza e con la Costituzione, sembrerebbe che non riesca a contenerlo il dibattito, cioè sembrerebbe che chi discute abbia modelli che fuoriescano da questa cosa e non si riconoscano in un quadro comune di appartenenza, cioè una democrazia. Io ho visto anche dei dibattiti fatti, io ultimamente l'ultima cosa mandata dalla Rai è stato il dibattito di Nixon, Kennedy, no? Eccetera. Ho visto un po' tutto quanto quando fare la trasmissione. Signori che stavano parlando di due che accettavano la Costituzione americana, cioè loro si muovevano dentro un quadro, non erano nemici, erano avversari politici che proponevano dei modelli diversi per una serie di problemi, problemi dentro la democrazia, all'interno del quadro democratico, e in questo erano, diciamo, come dire, in qualche modo si riconoscevano anche delle affinità comuni, delle radici comuni. Il dibattito che vedo in giro sembrerebbe che stiamo parlando tra nemici e non tra avversari politici, che propongano chissà quale modelli diversi, che poi vai a vedere, si dividono su cose che non. Allora, francamente, la cosa mi lascia molto perplesso, cioè allora non è più la crisi politica tradizionale, siamo in presenza di una crisi politica morale più grande. Perché quando si dubbia sul dettaglio che potevano benissimo stare all'interno di una dialettica dello stesso organismo, perché è tipico, io ricordo sempre, ne parlavamo, signori, nel Partito Laburista ci stanno i trotskisti, nel Partito Laburista i trotskisti ci stanno dal dopoguerra, prendono il 3% dei voti, ma non chiedono il 10%. Chiedono al 3%, i trotskisti stanno dentro al Partito Laburista e ci stanno facendo la loro battaglia interna. Allora mi dirà, ma qui è diversa la cosa, cioè, io sarà pure diversa, però io personalmente da storico dico che se il quadro di riferimento è lo stesso, le istituzioni in cui ci riconosciamo sono le stesse e quello che ci dice sono proposte politiche su aspetti, io dico che allora bisogna ritornare a discutere non come se fossimo dei nemici e chissà che cosa ci proponiamo, che quello, quel maledetto demone chissà che sta facendo eccetera. Stiamo di fronte a un dibattito, deve essere un dibattito politico di fronte a proposte che sono diverse, punto, ma non estranee a un quadro di riferimento che è comune.
della democrazia. Perché in questo senso, a mio avviso, il neofascismo trova subito sponda. Trova sponda. E guardate che arrivo a Casa Pound che parla di costituzione. Casa Pound parla di costituzione. Mi ha mandato lettere e lo sa. Allora, io personalmente vado così. Poi, sono sicuro. Io sono d'accordo sul fatto che però non ci si rende conto, secondo me, quando in certi dibattiti non ci si rende conto che ci si scontra come se si stesse fuori dallo stesso quadro e quindi si tende a... Però io credo che in questo i media e come si, questa nuova struttura dei media anche attraverso i social stia aumentando la polarizzazione in modo veramente strumentale. Cioè proprio c'è una questione proprio strutturale di come i media si sono ristrutturati e in corrispondenza ad un vuoto di distanza delle proposte politiche, questo è stato sostituito da una distanza personale e quindi questo ha distrutto il dibattito pubblico, secondo me. Vorrei chiedere a quelli che hanno resistito a questa discussione se hanno delle questioni da porre. La sinistra sovranista, quando devo usare come c'entra questa discussione, c'entra, non è la prima volta che sai che sono confusione, ma che si può usare l'Europa, ormai voglio dire, insomma, abbiamo visto che è una costituzione americana. No, vabbè, adesso prendiamo le entrate del tasso e cominciamo a fare i slogan, allora io dico semplicemente che l'Unione Europea sta in crisi, quindi su questo un po' si gioca anche il sovranismo, la necessità di dire ma io torno alle mie origini, questo è una cosa eccetera. Io lo considero un peso se l'Europa, l'Unione Europea non riesce a riformarsi. Cioè se non riesce a riformarsi non ci sta riuscendo da tempo, ma io non diciamo non sono o pessimista, io spero perché il quadro di riferimento è brutto, a mio avviso la costruzione europea è la più difficile che è stata messa in atto quando si fanno esempi, la legge c'è la stessa legge, ma ci sono gli stati, ci sono libri, c'è la stessa legge. La buona volontà di un giovane che viaggia nel tutto, ma io se sento la parola tedesco per essere vicino all'interno che mi sta dicendo, allora questa affinità anche europea che è legata più su una tradizione, diciamo una storia comune spesso anche conflittuale, no? Ecco, allora io dico che già si è partiti con estreme difficoltà, quindi la costruzione europea è una costruzione faticosissima. Chi ha pensato che si risolvesse nel breve o in decenni ha fatto è una, diciamo, un'istituzione che ha puntato molto sui secoli prossimi. Ora che tutto si ruota attorno al marco, attorno a quello che era il marco, attorno alla Germania, è anche un altro dato limitativo, perché la Germania è un potere forte, diciamo. Io ricordo quando si fece, quando allora stavo negli Stati Uniti, dicevo i giornali americani, avevano già individuato tutto, dicevano qui l'Unione Europea significa la grande Germania, per cui il nostro futuro nemico è quello, dicevano esplicitamente, la Brexit, l'ignastico, perché gli inglesi si dice, si è sempre detto, lo storico diciamo, cambiamo la politica europea, la politica americana verso l'Europa attraverso gli atteggiamenti che assume l'Inghilterra. Sempre, anche quando vinca. Quindi non mi ha stupito la Brexit, perché non mi stupiva che l'Inghilterra non entrasse del tutto in Europa, ma rimanesse per quello che qua un altro lato. A mio avviso è più boicottato che favorito per molto tempo. E questo mi fa tornare all'atteggiamento americano verso l'Europa, diciamo. Ora i sovranisti però fanno una battaglia di riguardia, perché se si dovesse sfasciare tutto di nuovo, io non so perché che si intende, cioè che intende, io quando sento recuperiamo certi diritti che abbiamo, certe competenze.
differenze, eccetera. Faccio fatica a pensare a una costituzione di un paese in Europa dove sì, c'è una federazione di stati. In che senso? Salvini, io non ho, cioè francamente io non solo non ho capito, ma a mio avviso Salvini sta arrivando proprio, cioè vuole proprio la risoluzione, poi si adatta a dare parole d'ordine che non siano proprio tutto, cioè, diciamo. Per cui se la sinistra pensa, una certa sinistra pensa di recuperare certe cose, certe competenze, certe, significa in un certo senso condottare l'Europa e quindi tornare a una libertà che consenta maggiore libertà anche all'interno del paese, sul piano riformistico e tutto, io penso che sia un'illusione. Il progetto europeo a mio avviso che stia andando avanti, con difficoltà e tutto. Si sono illusi di farlo entro un certo periodo, di farlo a breve, si sono illusi, ma questo è un processo che va avanti per secoli. Per secoli sicuramente. Quindi, dal punto di vista della storia, io dico che l'Unione Europea, potremmo cominciare a parlare di Unione Europea quando parleremo tutti una lingua uguale, o tutti ci capiremo tra di noi, il che diciamo, mi fa vedere nel lontano futuro questa cosa. Io volevo soltanto dire questo, perché ho trovato molto interessante il discorso di questi corrispondenti che sono usciti, le diceva, che si parla di professionalità, che sono Stati Uniti, a cambiare qualcosa. Invece l'assoluta impotenza della stampa democratica già in Italia che non è riuscita a cambiare nulla, perché nel periodo di studiamo c'è stato un certo secondo me è stata un po' voltata questa libertà e poi non riusciamo a creare delle battaglie che siano veramente intelligenti, cioè e raggiungere. Io sono storia di sinistra, ex regina italiana, è noto un grande, grande dispiacere anche per la domanda del Signore che questa sinistra non vuole governare, questa sinistra trova tutti i modi per dividersi, per non affrontare il discorso, quando invece abbiamo una destra che ha imparato tutto da Berlusconi, sicuramente da più o meno storica, che riesce a portare la situazione da Salvini a Pilar a unirsi. Comunque saranno capaci di fare coalizione e di governare, seppure diversi, ma in voglia da rospiti, e vanno avanti. Noi facciamo turisti, mi chiedo, vale la pena essere turisti in una situazione in cui abbiamo una società, problemi dove non è più bianco e nero come i tempi di Berlusconi, perché quasi era più facile governare anche 20 anni fa. Oggi abbiamo situazioni difficili, articolate, pensiamo solo all'immigrazione. Anche le persone più aperte e più democratiche trovano difficoltà ad accettare certe cose. Figuriamoci dei partiti che non rappresentano più nemmeno il popolo. Quindi. Allora, in una situazione così complessa, dove i problemi non sono più bianchi e neri, sarà banale, però è così, dove anche a livello personale non riusciamo a trovare le soluzioni di coerenza con noi stessi, la sinistra fa la cura. No, noi dobbiamo invogliare, riunirci, non abbiamo sfasciato quello che c'era rimasto, e i principi fondanti di Berlinguer, la questione morale, sembra una cosa sulla luna, ma invece è la questione centrale, e noi non riusciamo a fare la nostra, non riusciamo a fare un campo di battaglia, e guarda caso, i fascisti che prendono, mi dispiace, che prendono questo aspetto sociale del fascismo riescono ad attecchire su queste questioni. Lo so che è una cosa abominevole quello che sta facendo, però li pescano invece e noi non riusciamo a farne una questione centrale. Troppo veramente usato, sono veramente amareggiati. Aggiungo una cosa, qualche giorno fa entro in un bar della donna Fregana e vedo esposte due foto, 50 per 70, di Mussolini che fa il saluto fascista, saluto romano.
legittimo? E ve lo chiedo, poi proprio la risposta è legale, perché vorrei tornarci e dire qualcosa. Lì non è stato possibile, perché sempre ero sola, però non ho soltanto, ho fatto solo questo, non ho consumato in quel luogo e sono uscita. Sono riuscita a fare solo questo. Volevo dire qualcosa perché secondo me, secondo le leggi che abbiamo, credo che non sia possibile esporlo. Sarà una stupidaggine, ma anche questo silenzio delle persone, ma anche mio, devo dire, ma insomma sono stato in un settore particolare, ci tornerò, perché anche questo silenzio, no? Su queste piccole cose, poi piccole, luogo pubblico, una casa propria, fa quello che vuole, in un luogo pubblico, c'è una legge che lo consente, perché se c'è io sto zitta. La Costituzione, no, non abbiamo una legge che diceva che... Non si può fare la apologia di fascismo. Questa è la apologia di fascismo. Appunto, infatti è quello che dico, è chiaro. Allora, e perché tutto un paese accetta una cosa del genere? Cioè, quello è un luogo pubblico. Ma sembra una stupidaggine, non è una stupidaggine. No, non è una stupidaggine. socialista, ma era un'onesta politica riformista per alleviare la condizione delle masse. In Italia c'è mai stato questo. Cioè quello che doveva fare il Partito Socialista Italiano lo faceva il Partito Comunista, però mantenendo in piedi una situazione di grande ambiguità. La famosa doppiezza togliattiana, ma non era togliattiana in quel partito, era questa, che si proclamava, diciamo, tra i militanti che lo scopo era quello di fare la rivoluzione socialista, e poi però portava avanti
sul piano pubblico portava avanti un'onesta politica riformista, però non lo dichiarava, facendo intendere che in realtà, e si inventava tutte le formule più incredibili, la via italiana al socialismo, che ci fa fuoriuscire dal capitalismo progressivamente. Questa cosa è italiana, è italiana. Non c'è stato in nessun altro paese un partito comunista che avesse fagocitato il Partito Socialista con le sue istanze e avesse rappresentato in maniera bivalente da una parte istanze di tipo rivoluzionario e dall'altra istanze riformiste. E non c'è stata mai una dichiarazione pubblica da parte di questi dirigenti: io non voglio fare come l'URSS, io condanno l'URSS, perché l'URSS non è un modello. Non c'è stato mai, perché era fatto lo strappo, però non è, c'è stato. Cioè il convegno che hanno fatto i tedeschi, che hanno fatto i francesi, che hanno fatto gli inglesi, non c'è mai stato, in cui hanno detto: signori, la nostra è una via riformista, non ce la diamo in giro. Il buon Amendola, che io ho stimato tantissimo, a un certo momento del dibattito, mi ricordo il dibattito con il Grave, Amendola disse esplicitamente: chiudiamo il Partito Comunista, facciamo il Partito Operaio, cioè il Partito Riformista, un Partito Riformista con al centro la classe operaia. Ha vinto il Grave, che metteva in piedi una strategia famosissima, che noi ragazzi della Federazione Giovanile Comunista stavamo in notti a cercare di capire, leggendo Rinascita, non si capiva bene che cosa volesse. Introduciamo nel modello democratico elementi di socialismo e insieme a una democrazia di tipo rappresentativo, una democrazia assembleare, cioè dover andare dei vari passi e poi piano piano scalzare, cioè non avere il coraggio di dire: signori, insomma, è un regime democratico, noi vogliamo fare una politica di questo genere. Amendola ci ha provato, è stato fatto al congresso del PC, hanno scelto in grado, questo è stato il punto. E buon Amendola, che ha fatto un po' stare in vista, ma insomma, questa è un'altra cosa. Buon Amendola, che c'era, a mio avviso, un grande cervello, non a caso per gli inglesi ispiravano, erano abbastanza vicini. Non era che Pietro il Grande era l'ispiratore di, cioè, Pietro il Grande. Allora il problema vero è questo, che noi rappresentiamo un'anomalia, abbiamo sempre rappresentato l'anomalia, ma voi sentite in altri paesi che ancora ci stanno movimenti che in qualche modo si ispirano a un comunismo, non si capisce bene, ci stanno. Noi abbiamo ancora nomi, cioè per molti anni è andata avanti di Fondazione Comunista. Comunista che vuol dire? 1975, 76, 77, Rifondazione Comunista fatta da Bertinotti, che comunista è stato fatto. mai comunista Bertinotti, mai comunista, è stato sempre dei movimentini fuori. E voleva dire, no, ma però bisognava essere chiari che dal titolo, dal nome del partito, dove vuoi arrivare? C'è stato solo Gramsci che ha cercato in qualche modo. Io ricordo un mio libro, Il Tradimento, in cui ho cercato di dimostrare che Togliatti ha letteralmente tradito il messaggio gramsciano, punto. A mio avviso, ecco, io lo so che lei ha ancora preso, però io la penso, così. Allora io la penso così. L'unico, ma non a caso, l'unico che parla molto chiaro è Gramsci. Se leggete i quaderni, Gramsci dice a un certo momento: assemblea costituente con i partiti borghesi. Quello che viene fatto con gli altri. No, aspetta, come dire, però non mi mettete la roba che scusate. Altre cose, poi magari parliamo un altro momento.
Ma lui lo diceva nel 30, certo, se certo, togliato certo. Nel 30 non era di vicino al social fascismo, certo. Perché se no, 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 diciamo, certo. 1930 Gramsci in carcere scriveva: guardate che voi siete matti a pensare che il PC, che c'ha una forza del 3%, 4%, clandestino, tutti i dirigenti all'estero, faccia la rivoluzione. Certo, usciva questo, certo. Usciva questo però dai congressi del Comintern, e Togliatti si rifirmava. Il PC avrebbe dovuto fare abbattere il fascismo con 4% del pubblico, con tutti i dirigenti, cioè abbattere il fascismo e tenere il regime comunista. Gramsci dal carcere dice: voi siete matti. Voi siete matti, noi possiamo individuare nelle forze borghesi antifasciste, ce ne stanno, individuare quelle forze che vogliono lavorare con noi e arrivare, parola d'ordine, a una costituente. Attenzione, poi diceva: ma quella costituente noi saremo minoranza e dovremmo lavorare secoli, decenni. Non diceva allora perché è un imbroglio, perché poi noi ci prendiamo, ci impossessiamo. Allora, capisci il genio, no? Di quello che capisce, fa i conti con la realtà. E questo io arrivo, torno a lei quando dice che no, ci stava a vedere il discorso vero, è un discorso di mettere a tacere una serie di cose, guardarci intorno e dire: ma questi stanno a governare, torneranno a governare, e stavolta ci torneranno un'altra volta per altri 20 anni, e qui stiamo ancora a litigare su. Vabbè, però questa è la cosa mia personale. Partito fondamentale, Perché mi dicono che stiamo un po' così.